Benvenuti ragazzi, benvenuti a tutti voi da Manuel. Questo è il bar del calcio, vi mando un caro abbraccio e partiamo subito con la nostra intro. Cari amici, ben ritrovati a tutti voi. Per prima cosa vi invito a mettere un bel mi piace al contenuto che state per vedere, a condividerlo qualora lo meritiamo, mi raccomando, e soprattutto vi invito a prestare un minimo di attenzione in descrizione ad ogni video. Trovate dei link riepilogativi all'interno del quale in uno di essi trovate tutte le informazioni riguardanti il bar del calcio, tutte, 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 e nell'altra, qualora ne siate interessati, trovate la possibilità per acquistare uno dei miei libri. Ti ricordo inoltre il nostro sito velodicoqui.com, all'interno del quale, come potete vedere, una volta entrati nel sito, cliccate sul bar del calcio, cliccate di nuovo sul bar del calcio e si apre la sezione dedicata a tutto ciò che riguarda appunto il mondo scritto del nostro canale, con opinioni personali e di tutti coloro di voi che volessero esserne parte integrante scrivendo articoli. Sulla destra, attenzione, molto importante, cliccate il tasto Segui per entrare a far parte dei fedelissimi della community. Tra le tante cose che sono passate un po' inosservate, perché a rubare l'occhio è stato in maniera svergognata e prepotente Nuño Tavares, parlo di cose positive nella Lazio, con la sua prestazione davvero importante, che l'ha portato fino a diventare, ad essere premiato miglior giocatore della partita. C'è però un giocatore che è passato un pochino inosservato e che mi dà lo spunto per andare ad approfondire un argomento molto importante all'interno di questa situazione attuale della Lazio, un argomento che anche in questo caso, sempre con equilibrio, mi rinfranca un pochino. E io torno a parlare di Rovella, quel Rovella che Baroni sembrava non vedere, non prendere in considerazione. Ragazzi, quel Rovella che contro il Milan ha fatto una partita perfetta, grande interdizione, sempre al centro del gioco, ma questo bene o male Rovella ce l'ha come numeri. Ragazzi, teniamo conto, Rovella sembra un giocatore navigato che gioca nella Lazio da una vita, no? Che gioca in Serie A e a buoni livelli da una vita, non è così. Rovella sono 3 anni che gioca a livelli alti in Serie A. Ragazzi, questo è un giocatore ancora giovanissimo. Le indicazioni che dà Rovella sono indicazioni che meritano attenzione, sono molto potenzialmente positive. Rovella ha fatto una partita, tornando nello specifico della partita contro il Milan, tanta roba, ragazzi. Ha fatto una partita impressionante. Ma c'è un aspetto perché partite così a Rovella l'anno scorso le abbiamo viste fare, ma c'è un aspetto che mi dà, ve lo giuro, mi mette un attimo, mi alleggerisce l'animo. C'è un aspetto. E adesso questo video, oltre che di Rovella, diventa accorpato con, vado a mettere all'interno di questo video anche un altro giocatore della Lazio, che è Guendouzi. Guendouzi ha fatto una partita di grande sacrificio e grande contenimento, quindi ho parlato di Rovella, di quello che lui ha nelle corde normalmente, grande contenimento, rottura del gioco e quant'altro. Poi Guendouzi, nel secondo tempo, quando la partita si è accesa ed è aumentata di ritmo, anche Guendouzi entra in partita e va a dare supporto a Rovella. Rovella ogni tanto si andava a infilare tra le linee del Milan a centrocampo, saliva di posizione. A quel punto, questa è stata una mossa tattica che per me ha mandato in scacco il Milan in quei meravigliosi 6 minuti di Lazio, in cui abbiamo ribaltato il risultato. A quel punto Guendouzi scalava addirittura sulla linea dei difensori per dare una mano alla costruzione del gioco della Lazio. Il Milan non sapeva che fare, perché il Milan aveva preparato una sorta di gabbia tattica di prima pressione su quelli che sono tendenzialmente i costruttori di gioco della Lazio, no? Questo la Lazio, questa aveva preparato il Milan, ma nel momento in cui il giocatore o i giocatori che sono stati preposti da Fonseca per andare a pressare Guendouzi e Rovella vedono che Guendouzi e Rovella gli scappano perché arretrano troppo verso la propria difesa, i giocatori del Milan si sono detti: porca mignotta, mo che facciamo? Li andiamo a pressare, alziamo la linea di pressione o li aspettiamo? Se alziamo la linea di pressione, se poi ci saltano,
non abbiamo la corsa per andare a recuperare, li aspettiamo? Sì. A quel punto è entrato in cattedra anche Guendouzi, che è andato ad alternarsi con Rovella e ha dato a creare in realtà la dorsale di costruzione del gioco. E secondo me uno spunto importantissimo che ha dato Lazio-Milan è proprio questo, una crescita enorme, enorme dal punto di vista della costruzione del gioco sia di Guendouzi che di Rovella. Io ho visto fare sia da Guendouzi che da Rovella delle ottime verticalizzazioni, non con continuità, ma già che ogni tanto ci provano e ci riescono, raga, per quanto mi riguarda, contestualizzata la Lazio attuale, è tanta roba. Io ho visto fare 2-3 cambi di gioco fatti perfettamente da Rovella, idem da 20, 30 metri, 40 metri di lancio da una parte all'altra, anche dallo stesso Guendouzi. Ho visto provare a dettare il passaggio, poi per carità, poi esce fuori quello che è i limiti, no? Perché raga, dopo che abbiamo fatto il 2-1, la Lazio ha avuto, il Milan era KO, era in attesa di prendere il terzo schiaffo per chiudere il match. E la Lazio ce l'ha avuto il match point. Raga, Guendouzi intercetta una palla nella tre quarti campo del Milan, ci sta o Zaccagni o Castellanos, adesso non ricordo, mi sembra più Ertati, davanti al portiere del Milan che aspetta il passaggio, un passaggio dei 5 metri. Raga, Guendouzi ha fatto un tiro in porta e l'ha data al portiere, sprecando un'occasione clamorosa, perché anche questo è Guendouzi. Ad oggi, inizio settembre, Guendouzi è questo, magari fra 4-5 mesi Guendouzi sarà invece quello che te dà il passaggio e te mette davanti la porta. Però io mi voglio aggrappare, voglio vedere le cose positive che Rovella e Guendouzi hanno regalato, a parte che è una coppia che per forza di cose si sta amalgamando dopo l'anno scorso, ma principalmente dopo quest'anno. E ovviamente il 4-2-3-1, anche se la Lazio spesso ha giocato pure col 4-4-2, ma non cambia niente per loro due, cambia solo il raggio d'azione e l'alternarsi reciprocamente a venire dietro a prendere palla per costruire il gioco. Io voglio vedere cose positive di questa partita, e ragazzi, a me Rovella e Guendouzi hanno dato ottimi spunti in termini di verticalizzazione, in termini di fraseggio, in termini di cambio gioco, e devo dirla tutta, anche nel disastro di Udine, Guendouzi comunque un'imbeccata fatta bene sulla destra, ora non ricordo per chi, mi sembra che c'è una, l'ha fatta. Sono tanti piccoli input che stanno arrivando che mi portano a pensare al fatto che, sì, per carità, tu per Rovella no, perché è giovane, ancora in via di formazione, ma Guendouzi è bello che ha fatto come giocatore. Indipendentemente da questo, dal grado di formazione dei giocatori, ho la netta sensazione che Baroni stia allenando tantissimo i fondamentali. Una cosa che in Serie A è praticamente, visto anche il poco tempo che tu hai a disposizione, è una cosa sconosciuta. Io invece all'interno di questo video voglio complimentarmi con lo staff tecnico di Baroni, perché vi dico la verità, la cosa che a pelle avverto è che vedo proprio che invece a Formello ci si allena anche sui fondamentali, ed è importante. E i risultati, oggi sbagli due volte, domani ne sbagli una, magari dopodomani non sbagli più, si cominciano a vedere. Perché io, ragazzi, Guendouzi che mi fa una verticalizzazione, Guendouzi che mi fa un cambio di gioco, o Rovella allo stesso modo, quando tendenzialmente gioca in orizzontale, Rovella è un piccolo palleggiatore davanti la difesa, ragazzi, secondo me è una cosa passata troppo in sordina, perché oscurata dalla luce della grande prestazione di Tavares, però pure questa, per quanto mi riguarda, è un'indicazione molto molto importante che la partita contro il Milan ha dato. Non so cosa ne pensate voi, ovviamente vi chiedo sempre un confronto, fatemi sapere cosa ne pensate, sempre equilibrio di giudizio, mi raccomando, lo dico sempre, sempre equilibrio di giudizio, però attenzione, perché questo è un aspetto da non trascurare e che in termini positivi va assolutamente preso in considerazione. Ragazzi, da Manuel è tutto, vi mando un abbraccio forte, auguro a tutti voi un buon proseguimento di giornata e come sempre, forza Lazio, a tutti, ciao!